Ciao ragazzi e ben ritrovati, io sono Antonio e sono qui per ricominciare alla grande una nuova stagione di YouTube. Quest'anno grandi novità, nuovi temi e cominciamo proprio oggi con una grande novità perché ragazzi sono stato scelto da Warner Bros. Per parlarvi di un progetto davvero molto molto figo che riguarda Shazam. È appena arrivato questo bellissimo bustone da Warner Bros. E ragazzi, ormai se mi seguite da tempo saprete che quando arriva il paccone da Warner Bros. È sempre giorno di festa in casa mia, perché ci sono sempre delle cose fighissime all'interno. Questa volta particolarmente pesante, non so esattamente cosa c'è dentro, so solamente alcune cose che adesso vi andrò proprio ad illustrare. Ma intanto direi di prendere il mio amato bisturi e tagliare il nastro adesivo di protezione e ecco che adesso andremo a vedere cosa c'è all'interno. Ragazzi, vedo già delle cose pazzesche. Allora, la prima cosa che devo tirare fuori è assolutamente questa, che sembra essere una felpa. È una felpa abbastanza pesante ed è naturalmente di Shazam, brandizzata Shazam, ma che naturalmente adesso andrò ad indossare grazie alla magia dell'editing. 3, 2, 1, bene! Ecco fatto, indossata, la misura sembra perfetta, è davvero tanto figa, ma mai quanto ragazzi possiate immaginare, perché c'è una cosa che devo farvi assolutamente vedere e per farlo devo assolutamente spegnere le luci. Spero ragazzi riusciate a vederlo dalla telecamera perché è qualcosa di pazzesco. Questa felpa si illumina, all'interno ci sono dei LED e abbiamo la saetta di Shazam che si illumina qui sul petto. E anche queste cuciture, questo bordino giallo è tutto illuminato. Non so come abbiano fatto, ma credo che sia la cosa più figa che io abbia mai ricevuto. Piccola postilla per i commenti, ragazzi, fatemi sapere come dovrò lavare una felpa elettrica. Ma continuiamo con il nostro unboxing, dentro c'è ancora tanta roba. Tiriamo fuori questa scatolina con su scritto Shazam e vediamo cosa c'è all'interno. Sono super super curioso, mi piacciono un sacco tutti questi gadget e c'è un pulsante che urla. Un pulsante con qui sul davanti il nostro Shazam e poi anche il logo in basso e dall'altra parte c'è scritto nei cinema nel 2019. E vediamo cosa dice. Ok, sono le frasi tipiche più iconiche di Shazam, davvero simpaticissimo questo gadget. E poi ecco che passiamo ai pezzi forti, perché Warner ha lanciato una iniziativa davvero molto molto interessante in collaborazione con IBS e RV Edizioni e adesso andrò a parlarvene. È appena arrivato in tutti gli store l'home video di Shazam, in versione Blu-ray come questa con contenuti speciali, versione DVD, versione 4K e c'è anche una versione molto bella in steelbook, in edizione limitata. Ma acquistando uno dei film su IBS e utilizzando il codice sconto Shazam 5, in abbinamento acquistando contemporaneamente anche il fumetto di Shazam, questa bellissima edizione di RV Edizioni cartonata della DC, ragazzi è davvero bellissima, è una raccolta con alcune delle storie più famose, più belle di Shazam, dove all'interno, piccola curiosità, viene chiamato ancora Capitan Marvel, perché è questo il suo vero nome, ma solamente che successivamente, quando venne acquisito dalla DC, perché Shazam è uno dei primi supereroi della DC, comunque un supereroe degli anni 40, e quando venne acquisito, siccome già la Marvel aveva registrato il marchio Capitan Marvel, allora cambiarono il nome in Shazam, anche perché Shazam era solamente la parola da usare per acquisire superpoteri e in questo caso poi successivamente è diventato anche il nome del supereroe. Io ve lo consiglio assolutamente, l'ho già letto, c'è anche la prefazione di Matt Visa in questo volume qui e ragazzi, come vi stavo dicendo, andando su IBS troverete i link sotto in info box e mettendo nel carrello sia il fumetto
che questa o un'altra edizione del film Shazam è utilizzando il codice Shazam5 che potete trovare qui, ma che naturalmente vi metterò anche sotto in info box, avrete 5 euro di sconto. Quindi davvero una gran bella abbinata. Questo fumetto già parte dal presupposto che voi sappiate chi è Shazam, come ha avuto i suoi poteri, e quindi qui è una bella occasione per scovare alcune delle sue storie più interessanti. E quindi a parer mio un buon modo per avvicinarsi per la prima volta a Shazam, o anche per recuperare delle storie molto molto belle per chi fosse già fan o per chi avesse già avuto modo di leggere qualcuna delle sue storie. Shazam, come vi dicevo, è uno dei più vecchi supereroi forse di casa DC e pensate, vendeva addirittura il doppio dei fumetti rispetto a Batman. Addirittura all'epoca venne anche fatta, se non sbaglio attorno agli anni 70, una sorta di serie di piccole avventure che venivano proiettate settimanalmente nei cinema, quindi possiamo dire che Shazam è il padre dei cinecomic. Ma adesso parliamo anche del film Shazam, che a me, devo dire, è piaciuto tantissimo. Io l'ho visto al cinema e devo dire che ad oggi è il mio film DC preferito. Si tratta del 7° film del DC Cinematic Universe, ufficialmente il 7° film, e devo dire che è quello che più mi è piaciuto. Direi che al 2° posto metterei quello su Wonder Woman. Ma ragazzi, di cosa parla Shazam? Shazam è la classica avventura di formazione e abbiamo questo ragazzino Billy che incontra uno stregone che gli concede dei poteri fantastici che lo trasformeranno in un supereroe ogni volta che lui ne avrà bisogno, semplicemente dicendo la parola Shazam. È il classico film dove il bambino si ritrova improvvisamente adulto e quindi comincia a sperimentare tutto quello che fino a poco tempo prima gli era stato negato. È davvero molto molto divertente, io ho riso un sacco e mi piace anche perché, nonostante sia un film molto scanzonato, ha anche delle tematiche molto interessanti come quelle della disabilità, ma anche come quelle della famiglia, la famiglia allargata, le famiglie che ormai non sono solamente quelle biologiche, ma le famiglie anche composte da membri diversi che si sono ritrovati e si proteggono a vicenda. Quindi ragazzi, è un film davvero che può essere letto in diversi modi e che io consiglio tantissimo. Mi è piaciuta tantissimo l'interpretazione di Zachary Levi perché io l'ho adorato in Chuck, sicuramente molti di voi lo ricorderanno, quelli almeno un pochino più grandicelli come me, e a me era davvero piaciuto tantissimo in quella serie TV e l'ho ritrovato alla grande anche nel ruolo di Shazam. Io assolutamente non vedo l'ora di riguardarlo sulla mia Maxi TV che ho acquistato da poco, quindi ottimo modo per inaugurarla. Io ringrazio tantissimo Warner Bros. Per avermi scelto per parlarvi di questo progetto. Vi consiglio tantissimo anche il fumetto, che è davvero un modo molto interessante per scoprire di più su questo personaggio, su Shazam, e vi ricordo che tutti i link li troverete in info box. Ragazzi, io con questo direi che per oggi vi ho detto tutto, noi ci vedremo prestissimo con tantissimi altri video, arriveranno recensioni, unboxing e naturalmente i classici video potteriani che non mancheranno mai sul canale. Naturalmente io vi terrò aggiornati su Instagram, quindi ragazzi seguitemi qualora ancora non l'aveste fatto, antonio.seria, molto molto facile, e naturalmente vi ricordo di lasciare un commento, lasciare un mi piace, condividere il video con i vostri amici, e ragazzi vi do appuntamento prestissimo con tante altre novità. Ciao!